E voilà! Oggi parliamo di tartare di vitello con cevice di cipolla e burrata di andria. Cevice. Il cevice è una preparazione che si fa in Sud America, è una marinatura a base di cipolla e va a marinare il pesce. Noi facciamo una cosa invece che andiamo a marinare la carne di vitello. Facciamo un cevice alla milanese. Si scioglie, vedete? Perfetto, così. Nel cevice vero l'olio non si mette, ma noi mettiamo un goccetto di olio, succo di lime abbondante perché deve coprire la cipolla. Pomodorini. Pomodorino questa volta lo facciamo a pezzettini piccoli. Cerchiamo sempre di togliere in questi casi i semini che noi serve la polpa del pomodoro, non l'acqua. Ecco qui. E lasciamo marinare la cipolla nel succo di lime. Volendo, per l'amante dell'esotico, possiamo mettere anche un po' di zenzero grattugiato. Un po' di sale. Lasciamo questo tutto in marinatura. La tartare l'abbiamo già preparata, si prende un pezzo di carne di vitello e poi piano piano con il coltello si va sempre più a raffinarla. La cosa importante, non abbia quelle nervature interne che la fanno, che tirano, si dovrebbe sempre fare il taglio perché così non va bene, con il gesto proprio della lama tronca di netto le fibre. Abbiamo una tartare molto morbida, molto soave. Mettiamo la tartare nella bowl, mettiamo un poco di olio, amalgamiamo bene l'olio. Il rapporto olio-carne deve essere giusto, non deve essere troppo invadente. Sentiamo che questo avviene quando la carne comincia a dare fuori il profumo dell'olio. Prendo un po' di mozzarella, 2-3 fettine. Faccio lo stesso lavoro a cubettini piccoli, faccio quasi una mini tartare di mozzarella. Questa qui è molto asciutta, non dà latte, non lo deve dare perché sennò in mezzo alla carne poi mi fa un pastrocchio. Vado a prendere una zucchina, faccio delle piccole fette e questi pezzettini piccoli li vado a mettere qui in mezzo, vedete? Questo è pronto, prendiamo il pane di segale, lo tagliamo a cubettini, andiamo praticamente a tostare il pane di segale, perché è la parte croccante del piatto questa. Una volta tagliata con il coltello cerco di sbriciolarla. Mettiamo un poco di olio, poco, una buccia di limone nell'olio. Noi stiamo facendo una tartare di vitello con una burrata di andria. È un piatto acido e andiamo a cercare anche l'acidità nella tostatura del pane. Mettiamo il pane qui. Nel frattempo prepariamo la salsa tagliando la burrata, mettendola dentro un bicchiere, un mini piper, e metto tutto. Cominciamo a mettere la burrata sul fondo del piatto. Disponiamo in modo armonico. Prendiamo il cevice e lo mettiamo sopra. Pane profumato al limone. Mettiamo qualcuno di qua di là. E il piatto è pronto.